la partita, quella di Roma con la Lazio, me la ricordo minuto per minuto, arbitro Agnoli fu. Io dico fu una vergogna. Una palla al limite dell'area, ho scattato uno, l'ho messa in diagonale a mezzo palo dal portiere. Penso che vincevamo 2-0 dopo 20 minuti e eravamo contenti perché è una partita decisiva. Sono entrato io in scivolata, penso che sia stato un mezzo rigore. L'arbitro l'ha concesso, ci poteva stare. C'è stata una punizione al limite sulla parte destra del calcio d'angolo. Qui non so come sia passata la palla sul primo palo. Ci siamo accorti che qualcosa non andava, cioè fisicamente benissimo, non c'era occasioni per loro di metterci in gran difficoltà. Secondo tempo c'è stato un altro episodio, un altro calcio di rigore. C'ero sempre io di mezzo, però lì sinceramente su Bigone non l'ho neanche toccato. Lui si è buttato e l'arbitro ha boccato la sua scena e ci ha dato il rigore. Ci siamo trovati davanti una squadra, la Lazio, che se perdeva retrocedeva e quindi direi era proprio uno scontro come Davide contro Golia. Cose che ti guadagni in un anno, forse anche in tutta la carriera, impegnandoti, mettendoci forse più di quello che potresti per arrivare a fare certi risultati, e poi il mondo del calcio qualche volta è anche così. Mi ricordo che l'ho vista a casa di un amico di Scaglia, che adesso mi sfugge il nome, che l'aveva registrata, e niente, è stata una grande delusione, cioè più che altro una grande farsa. Ci fecero un furto autorizzato con una squadra che l'anno dopo in Serie A avremmo dato noia parecchio, perché eravamo specialmente sul piano tattico e fisico soprattutto avanti parecchi anni agli altri. Poteva essere anche diversa la carriera di Fascetti. Vedevamo il paradiso molto vicino e improvvisamente ci siamo trovati nell'inferno. Lì si è capito che qualcosa si è rotto nella società, soprattutto tra l'allenatore Fascetti e il presidente. Una partita che si vinceva dopo mezz'ora a 2-0 all'Olimpico con 60.000 spettatori, direi che chiuderla con una 3-2, mi passi il termine, dubbioso, altro che fa rabbia, molto di più. La Lazio è rimasta in Serie B e anche noi siamo rimasti in Serie B. Alla Serie A non ci si voleva andare, perché la Serie A non sarebbe stata alla portata di Varese. Andare in Serie A significava investire 10, 15 miliardi, 20 miliardi. Restare in Serie B significava incassarli invece 10 o 15 miliardi, perché si vendevano i giocatori.